18 novembre 1891. Nasce a Milano Gio Ponti. Designer, architetto, fondatore nel 1928 della rivista Domus, è il padre della rinascita architettonica in Italia nel primo dopoguerra. In 60 anni di attività lavora in 13 paesi diversi, sviluppando il rapporto fra design industriale e arti applicate. Fra il 1955 e il 1958 costruisce una delle sue opere più note, il grattacielo Pirelli a Milano. Muore a Milano nel 1979. Cos'è l'architettura? Però io voglio parlare dell'architettura moderna, perché quella del passato è stata fatta, non c'è più niente da fare, no? È questo. L'architettura moderna è quella che corrisponde a delle esigenze che praticamente sono in categorie: la casa, la scuola, l'ospedale, tutte le istituzioni di assistenza generica e amministrativa, la parte sportiva, la parte turistica, che fanno parte di un complesso economico su cui vive una nazione. Naturalmente tutte queste cose sono viste da un punto di vista funzionale. L'architetto può fare politica? L'architetto ha sempre fatto politica, in quanto nell'antichità era un uomo di corte, e come il pittore, il letterato, perfino il musico, il medico di corte e lo scienziato facevano una politica che dipendeva dal potere. La funzione politica oggi dell'architetto è quella dell'architettura moderna. L'architetto è sempre stato in funzione di una politica, ma non la propria dell'architettura, in funzione della politica di un potere, che celebrasse questo potere con dei monumenti, possibilmente. E questi monumenti erano, si esprimevano la politica del signore, la politica del re, la politica di un imperatore, la politica di un pontefice, la politica di una classe sociale. Clopius ha detto questo: forse, disse, l'Italia è destinata, ha detto forse, ma ha detto l'Italia, a chiarire su quali fattori della vita moderna, ecco la modernità, dobbiamo fondarci tutti, non soltanto l'Italia e gli italiani, per recuperare il perduto senso della bellezza, perché una prevalenza tecnologica, una prevalenza economica hanno determinato un'eclissi del senso della bellezza, ossia del pensiero dell'architettura, che sia una cosa implicita, è una componente che deve essere implicita, perché l'architettura è anche un'arte. Dice Gropius, bisogna nell'era industrializzata promuovere una nuova unità culturale. Questa unità culturale è il mondo degli architetti, è il mondo della cultura degli architetti. Ed ecco allora che cosa è l'architetto, è quello che è l'attore di questa unità culturale.